ragazzi, forza Milan e bentornati in live. Era da Spezia Milan che mancavo, lo so ragazzi, ho avuto tante cose da fare. Amici, gente che mi sono venuto a trovare, piccole ferie. Ho avuto veramente un casino di cose da fare, però l'ho anche annunciato nel video che ho pubblicato oggi pomeriggio, sabato, che sarei tornato per Milan-Verona. Dopo aver goduto della vittoria della Lazio sull'Inter, non potevo mancare stasera per Milan-Verona. Tra l'altro con un nuovo microfono, è uscito anche il video dell'unboxing, vi consiglio di andarlo a vedere. E oggi ragazzi, la Lazio ha fatto 30 battendo l'Inter. Facciamo 31 noi. La loro vittoria è stata molto più complicata di quanto dovrebbe ipoteticamente essere l'eventuale nostra. Niente è dato per certo per adesso, però diciamo che a parità di cose loro hanno avuto molto più dura. Là dietro, in alto, purtroppo data la lontananza e la luce, non si vede, ma vi faccio vedere più da vicino quello che ho messo, perché ci vuole il talismano in portafortuna. Con affetto, Ciro, Felipe e il sergente. Ora, c'è troppa luce, si vede poco, forse così. Mamma mia quanto si gode ragazzi. Ovviamente ragazzi non vorrei rendere la mia goduria vana e perdere stasera, eh. E in Verona che comunque è rivitalizzato dopo aver esonerato Bon per loro di Francesco. No ragazzi, è bloccato da Zon. Si comincia. Meno male che la Lega se ne sono accorti che è un sito di merda, eh. L'hotspot rimane l'ultima barca. Sì, l'hotspot funziona. Vabbè, ci siamo persi la nostra formazione. Perché giochiamo con la terza maglia in casa? Che cazzo di senso c'ha? Vabbè, sembra più una maglia di allenamento più che una maglia da gara. Però vabbè, non è brutta questa idea che ha avuto la Puma, eh. No, raga, no, no, Dazon, ti prego. Si può iniziare? Posso guardarla? Oh, iniziamo. Torna a giocare il Tata dopo un anno. Sta giocando Bennacer, invece doveva giocare Tonali a centrocampo da quando ha letto le formazioni oggi verso l'ora di pranzo. Ma vabbè, è comunque a disposizione. Roni Baracca, oh fallo di mano, oh fallo di mano! Da usare un angolo. Oh, è fallo di mano, fra! Mamma mia, ballo Tourette. Oh oh oh, qua fallo, lo ammonisci Ceccherini. Ma che gomitata ha tirato Rebic, che l'hai buttato giù, l'hai trattenuto per la maglia, ma vaffanculo. Bennacer veloce, no, 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 no! Ma no, ragazzi! Ma perché Bennacer è andato a prendere la palla lì? Ma perché? 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 C'era Tomori! Pronto a prendere la palla, la domina a serra, gliela tolta via. La da lì, che sì. Dorme. Non so regolare, ovviamente sto qua, calcio al volo. Tatarusano che la tocca, ma ha tirato una mina. Ovviamente il gol è buono. Rebic cerca Maldini, sì, vabbè. Gigrobo. Ma anche lì, gioca semplice. Stoppala. Stoppala che c'hai, chi ha Ceccherini a 3 metri, stoppala, mettila giù. Rebic c'ha da Baloturè, sì, che, dove cazzo vai? No, Baloturè. Ti fai portare via la palla quasi limite di rigore, io boh. Ma ce la facciamo quando facciamo un mercato a comprare dei giocatori di pallone? E Baloturè interviene e la manda fuori, qua io non lo so ragazzi. Che sì, Daniel Maldini, sì, sì, sì. Siccome è Mbappé che c'ha velocità, Daniel Maldini. Rebic, bellissima l'apertura, dai, 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 Calabria. Sei troppo furioso! Hai troppa fretta! Stava salendo la squadra! E la butti nel mezzo dove non c'è un cazzo di nessuno! Ma bravo! Bravo, ballo Tourette! Un'altra palla regalò col Verona! Ma da dove l'avete tolto sto qua? Kalinic no. Calcio di rigore per il Verona. Ballo Touré. Ma da dove l'avete tolto? Da dove l'avete tolto ragazzi? No ragazzi, questo è rigore netto. Questo è rigore netto. Cioè vogliamo andare in 20 minuti 2-0 sotto col Verona come l'anno scorso? Che aveva un allenatore che era 10 volte quello che hanno adesso? Che avevano un portiere che 10 volte meglio di quello che hanno adesso. Qui non è colpa di Romagnoli qua ragazzi, è colpa di Baloturè ragazzi, che veramente no, è inaccettabile un errore così.
Cioè, è inaccettabile! È inaccettabile! Ma, cioè, ma fai la difesa a 3 piuttosto! Fai la difesa a 3! Ma racconto da Tarusano, 2-0, vai! Fischia! 2-0. Ci arriva quasi, Tatarusano intuisce l'angolo, però è calciato. Vabbè, quello intuisce l'angolo, non si butta un cazzo. Cioè, salta a sinistra più che buttarsi. Non era angolatissimo, ragazzi, eh. Non era per niente angolato quel rigore. Inculati dalle riserve. Ecco cos'è sta partita. Inculati dalle riserve. Ma poi anche lì sul rigore Kalinic, dalla posizione in cui si trovava, come cazzo fa a fare gol da lì? Quindi l'intervento di Romagnoli è inutile. Calabria, vai. C'è, non lo darà Ballo Turetto. Calabria, destro. Alto. Sì, però qua Calabria, non dico far gol, ma cazzo, cogliere la porta però. Cogliere la porta. Sesso Lunetta, cogliere la porta. Raga, che sì. Non sta prendendo una palla vagante. Non vince un contrasto, raga. No, ragazzi, Ballo Touré è veramente scandaloso. Contrario al suo acquisto da quando non era ancora ufficiale. Contrario al suo acquisto. È riuscito a far cacare contro il Venezia, sto qua. Rebic. Ma ce l'avevi largo laggiù. Ce l'avevi Salemakers largo. Va a tirare da 30 metri. No, Rebic a terra, no. E Ballo Touré va a fare un altro fallo! Basta! 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 Bastava togliergli la palla! E invece no! Va a fare fallo! Vai, Rebic a terra! Un altro infortunato! No, raga, un altro rotto, no! Un altro infortunio, no, raga! Ballo Touré, va il cross, Giroud, sì! Vaffanculo! Contropiedino, dai, Maldini! 4 contro 4! Maldini, perché cerchi Giroud? Ce n'hai tre attorno! E io che stasera sono rimasto a casa apposta per guardare sta partita! Fine primo tempo, ragazzi, cioè è una cosa oscena. Oscena, veramente oscena. Non è ancora iniziato il secondo tempo ed entra Castiglieco per Salemakers! Cosa? Cosa? Ma metti Ibra a fare la coppia con Giroud! Tanto non la vinci! Il secondo tempo. Porca puttana, ragazzi, che schifo. Leao, bravo. Entra in area. Viene un tocco di mano! E non glielo dai! Comunque no, a rivederlo non è rigore. Non è rigore. Leao, Giroud, Krunic. Diamo una cagata. Ballo Turette dentro. Castiglieco. Sì, buona, ciao. Leao, Krunic. Ma dai! Erano tutte le mete dell'area. La mette nel centro. Ma che... A cosa stiamo giocando? Che sport è questo? Benasser non è fallo. Ah, è fallo suo. Ok. Miguel Peloso è fallo suo. Giroud. Calabria. Limite dell'area, Calabria. Tira prima! Krunic, Leao, sinistro. Ma che cazzo tiri al volo? Si alza Ibrahimovic, sì. Si alza il cazzo, si alza. Leao dentro, gol! Giroud, dai. Giocata di Leao, magnifica. Colpo di testa di Giroud, altrettanto, dai. Ora metti Ibra, per favore, dai. Buono, gol. 60 minuti per fare un gol, raga. Leao. Che cazzo fai? Bravissimo Benasser. Mamma mia che recupero ha fatto. Dentro Giroud, no! No! Che smanacci da Tarusano! Cosa smanacci! Leao. C'è Benasser, Leao! Fallo! Oh, bravo che sì. Molano quel destro! Ma sì, ma che cazzo di tiro è? Leao. Castiglieco, giù!
Sì, ce l'hanno dato! Ce l'hanno dato! Ce l'hanno dato! Sì, finalmente ce l'hanno dato! E che bello! Alla terza! Sì, vabbè, la caccia tra dietro, ciao, questo è rigore anche giallo, dai. Ma che sì? Sì! Andiamo! 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 Sì! 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 E lo fa entrare Ibra! E fallo entrare ora, Ibra! Fallo entrare ora! Fallo entrare ora! Eccolo! Ibra e Giroud, un quarto d'ora per fare un gol, dai! Ibra! Krunic! Krunic! Castilleco! Non c'è nessuno! Autogol! 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 Ed è bene! 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 Ma come se l'è buttata in porta? Cioè, l'avesse fatto nell'altra porta, sto gol, era un gol bellissimo! Andiamo! Andiamo! Sì! Sì! Chi non salta nero azzurro, eh! Chi non salta nero azzurro, eh! Andiamo! Adesso va gestita, ragazzi! Mai più le puttanate contro l'Atalanta, eh! Mai più quelle puttanate lì adesso! Maroni, no! 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 Tatarusano cosa ha preso? Raga, cosa ha preso? Qua Giroud, la liscia! La liscia! Balo Tourette, strano! Strano! No, il 3-3, no, raga. È entrato in aria, c'è Giroud. Giroud Ibra durati quanto dice nella prima sega. Bene o male, sono balzi il gol del 3-2, anche se non c'entrano un cazzo, però... Scusate il rutto, ma ormai penso di aver dato il meglio di me in questa partita. Guarda come si cerca il rigore lasagna! Guardalo! Guardalo! Grazie, cancellieri! Grazie! Grazie! Dentro! Ibra! Ibra! C'è Leao! Ibra! Angolo! Simeone, fallo! Fallo di Simeone! Fallo! Fallo! Castiglieco! Ibra! Dove è sciata? Quasi! Palla lì, Leao! Ragazzi, Ibra non lo tiene nessuno, eh. Io un Castiglieco giocare così... Non lo vedevo, penso dai tempi di Gattuso. Ibra per Krunic, giù in area. Niente, 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 raga, niente. Simeone, testa, Tatarusano, tienila lì, Tata. In area, c'è anche Ibra in area a difendere. Secondo palo, sciutalo. Krunic, manda via. Finisce la partita più bella. La partita più bella. Metà la merda, metà bellissima. Andiamo a fare il video. Lasciate like e iscrivetevi. Forza Milan.